Lo sai cosa dicono di questa terra, del Carso? Che è la terra del diavolo. Prima, questa zona della Giulia era verde e feconda, piena di prati, di boschi e torrenti. Un giorno, il buon Dio si accorse che in un angolo della terra c'era un grosso cumulo di sassi che danneggiava l'agricoltura e incaricò l'arcangelo Gabriele di raccoglierlo e di gettarlo in mare. Allora, il buon vecchio Gabriele riempì un pesante sacco e si portò in volo verso l'Adriatico. Quando si trovò in prossimità del Carso, il diavolo lo vide e incuriosito bucò il sacco con le corna. Tutte le pietre caddero per terra e ridussero l'altopiano in una pietraia. Ed ecco qua, non c'è segno che dica che è viva questa terra, o almeno che respira. È tutto fermo, noi e questa manciata di pietre. Quella poca terra rossa che vedi poi, quando piove, ci si attacca alle caviglie e non c'è acqua che la sciolga. Ma a pensarci troppo, vai fuori con la testa del tutto. Mentre che stai aspettando e non sta succedendo niente, ti può da un momento all'altro cadere in testa una granata. Mentre che tu non ci stavi nemmeno pensando alle granate, dico. Perché alla guerra sempre ci pensi. Dicono che sulle bombe sta scritto il nome di un soldato. E se tocca a te non ci puoi fare nulla, c'era scritto il tuo nome. Basta. Tutti, signor Parco, tutti. Lo dicono tutti quando ne muore uno. Ah, certe cose poi lei le sa bene. O ci si crede o non ci si crede. Per esempio, quando c'è silenzio laggiù, che i cannoni non fanno rumore, allora si sente solo il vento. Ma è un vento forte, signor parroco, un vento strano, e sembra che ci sia qualcosa che si muove, anche se tutto fermo. Sia chiaro, io non ci ho mai creduto prima a queste fesserie che si raccontano, ma a volte mi sembra proprio che ci siano certi fantasmi. Quando tutto tace. Scriva, signor parroco, questa cartolina paglia serve a che voi vi consoliate del dispiacere che avrete senz'altro e di non preoccuparsi, salutandovi indistintamente, insomma, ci mette tutti i saluti con calore e la firma. Un momento, signor parroco, mi sembra che è venuta troppo triste.
Ecco, ci scriva anche così. Eppure siamo allegri, cantiamo. C'è un ragazzo che ha una buona voce e una sera si mette a cantare la serenata di Toselli e dall'altra trincea applaudono. Una voce grida Ave Maria di Moulin e lui canta pure quella. Applausi. Un'altra volta per tutta la notte nessuno ha fatto nemmeno una fucilata. Il giorno dopo il canterino ritorna a cantare, questa volta sul ponte di Bassano. Ma nel frattempo una squadra scivola fuori dalla nostra trincea, striscia nell'erba che è alta, si va a distendere bocconi nel tratto scoperto, capisci signor parroco? Si mette a rafforzare il reticolato. E noi continuiamo a cantare questa volta facendo dei cori che sono più forti di prima per coprire qualche rumore sospetto che poteva capitare. Di nuovo applausi e di nuovo calma per tutta la notte. Che fuciliaria contro di noi il giorno dopo, signor parroco, quando i cecchini si accorgono che il nostro canto era come quello delle sirene. Ma a noi si rideva e il reticolato lo avevamo fatto grazie a quel ponte che stava abbassando.